稲妻イレブン GO ストライカーズ2013。Salve a tutti ragazzi, da Fosso Mazinga Zetto e bentornati su questo nuovo episodio di Inazuma Eleven Ghost Strikers 2013. Allora, siamo qui ragazzi e non ricordo assolutamente contro che squadra dobbiamo giocare. Ricordo solo i giocatori da poter usare e queste cose qui. Allora, sono un pochino, diciamo tra virgolette, seccato per il fatto che tutti voi ormai che guardate questi video continuate a scrivere sotto, magari ci sono tante persone, qualcuno, non tanti, qualcuno, pochi purtroppo, che vedono questo e altre cose, ma noto che il 99% delle persone guarda solo questo e commenta solo sotto questo, o le poche volte che commenta sotto altri è: quando è che esce Inazuma? Quando è che fai Inazuma? Perché non fai più Inazuma? Potresti continuare Inazuma? Allora ragazzi, se me lo dite, sinceramente mi passa la voglia. Ve lo devo dire veramente sinceramente, a me questo gioco piace, io lo faccio perché mi diverte, ma sentirmi dire ogni due secondi quando è che fai Inazuma, quando è che lo fai, mi fa veramente venire all'orticaria. E quindi più lo dite, più un là lo faccio. Cioè, adesso adottiamo questa strategia che io cercherò di farlo uscire una volta in due settimane, una volta in settimana e mezza, quando riesco. Più me lo chiedete, più slitta. Perché se no veramente non è possibile spammare 1200 commenti sotto altra roba, venire nelle live solo per dire quando è che esce, perché veramente è completamente superflua come cosa. Bene, quindi detto questo continuiamo tranquillamente con le persone che mi seguono. Allora, Stemma Andrea Mosca mi scrive, mi sono anche fatto le foto e i commenti, per dire, mi sono fatto le foto e i commenti, e di qualcuno che mi ha chiesto, non tutti proprio, non tutte le richieste hanno un nome, ma tipo Andrea Mosca mi chiede la stemma Royal e maglia della Zeus, quindi stemma della Royal, eccolo qui, e divisa dalla Zeus, che tra l'altro mi piace molto perché è bella con la fascetta, molto carina, che ovviamente, no è giusto, è di qua, ah no, è vero, non ha la fascetta, vabbè, è carina lo stesso. Poi, puoi fare vedere la mossa, questo ci arriviamo dopo, adesso facciamo la squadra. Mossa, ok, allenatore e manager li settiamo già adesso, dovrebbe essere questo, esatto. Allora, allenatore Wonderbot e come manager Sky Blue, perfetto, quindi questa ci siamo. Potresti usare Shu, sì, e Heraldo Goku se non sbaglio. Ti nomino perché mi ricordo di te sotto mille video. Ecco, lui è uno di quelli che segue tante cose, viene anche le live. E mi ha detto, fai un po' una cosa figa. Usa una formazione molto offensiva. Eccola, la 2-4-4. In modo da mettere... Tanto mettiamo 5 dea a titolare perché sennò non ce la possiamo fare. In modo da avere i centrocampisti e gli attaccanti tutti dei quattro elementi diversi, dato che non sapevo che cacchio di roba usare, così almeno è una cosa molto carina e divertente. Quindi allora mettiamo subito Shu al posto tuo perché tu fai schifo, voglio tanto bene ma fa un po' schifo, ok. Poi dobbiamo mettere Xin e Sol, che me l'avete chiesto in 15.000 praticamente. Allora, al posto di Tua ci mettiamo Sol, vieni qui, e Xin lo mettiamo al posto di Gazelle. Mi avete chiesto Xin dell'Alius, ma Xin dell'Alius è totalmente inutile nella sua vita perché ha le statistiche estremamente basse, quindi metterò Xin questo, anche se non è allenato, fa abbastanza cagare, ma comunque almeno una A di tiro ce l'ha. Esatto, è anche una mossa offensiva, che non è male. Ok. Poi, non mi sembra di non aver... Qualcuno metti Zanar, come l'ho già usato 200.000 volte. Metti Xin. Ok. Allora, vediamo di comporre la squadra. Allora, in attacco ci vanno Sol, Shu, metti Shu. E possiamo metterci Saru, tu sei montagna, tu sei fuoco, tu sei albero, tu sei vento. Perfetto, l'attacco è fatto. L'attacco sono loro.
Centrocampo ci mettiamo Xin. E me li avete chiesti? Quindi potrei mettere direttamente loro? Facciamo di sì. Tu sei fuoco, tu sei albero. Facciamo che in difesa mettiamo voi due, che siete i più forti del mondo. E vi metto la tecnica Kenshin Armed, che deve bloccare tutto. Anche a te, Kinako, che mi sono. Qualcuno di voi mi ha ricordato, perché non usi Kenshin Armed di Kinako? Avete ragione, errore mio. Metto loro due, mentre a centrocampo facciamo che mettiamo Xin, come l'avete chiesto, in 200. E poi me li avete chiesto in 200 anche loro. Anche se purtroppo non essendo allenati potranno fare ben poco, ma proviamo lo stesso. Ah, Jude l'avevo già, tra l'altro. Qualcuno che si usa Jude, ce l'avevo allora. Quindi l'avrò usato, credo. Mi avete detto usa loro tre, alfa, beta e gamma, anche perché comunque siamo contro di loro. Non ha molto senso, ma voi avete chiesto, io ubbidisco, signore. Fei non gioca, se non sbaglio ci mettiamo lui. Allora, alfa, beta, gamma, Xin lo mettiamo sotto. Alfa, beta, gamma. Olè. Alfa, beta, gamma, avete delle mosse? No, fate estremamente schifo perché siete a livello 0. Vabbè, parte beta che è forte, ma per il resto fate schifo, proprio a spruzzone, sì. Spruzzone. Bene, quindi sarà difficile. Poi, giocatori chiave, che è una cosa che io non setto mai, ma sicuramente due persone che non ho mai giocato insieme la vedo bassina, come potrei mettere Kinako e voi due che avete giocato tantissimo insieme. Sì, comunque bassa lo stesso, eh. Sì, fa cagare proprio molto. Com'è qui? Qua aumenta tre parametri. Mettiamo questi giocatori chiave. Servono semplicemente per aumentare i parametri della squadra generali. Ok, ora passiamo al momento cinema. Mi avete chiesto tipo 200.000 tecniche da far vedere. Ovviamente a tanti ho detto no, ho già accettato troppe richieste. Quindi l'ho detto proprio. Quindi adesso facciamo vedere le tecniche di cui ho accettato le richieste. Questa. Ok ragazzi, eccomi tornato, è esploso tutto, è esploso l'emulatore, quindi ho dovuto rifare la squadra da capo, spero di averla fatta bene tra l'altro. Comunque, dicevamo, prima tecnica da far vedere sarebbe Great of the Hand di Mark. Quindi penso di dover cercare Mark adulto. No. No, l'icona è quella di Mark bambino. Sarà divertente. Vabbè, posso vedere l'anteprima della mossa, sì, in effetti posso cercarla così. Allora, è 60. Eccola qui. Ma usavo Marco Bambino. Anche perché urla l'inverosimile, praticamente, quindi è figo. Poi, calcio stordente numero 2. Ah, cazzo. C'è mica un'altra parata, così già che sono qui e faccio vedere quella. Parata, parata, no, no. No, ok, perfetto. Quindi calcio stordente numero 2. Stordente numero 2 è tecnica di dribbling, se non sbaglio. Ah sì, non mi ricordo di che livello sia però. Problema, eh. Potrebbe avere un 2 dopo? Eh sì, questa. Mi sembra sia questa in effetti calcio stordente numero 2. Poi drago alato di Kevin. Drago alato di Kevin è un tiro. Oddio, drago alato. Drago alato. Non ricordo mai se drago alato è livello 2 o livello 3. Adesso faccio vedere tutte e due così. Così siamo sicuri. E cacchio sei Kevin però. Kevin. Eccoti qui. Perché forse questo è soffio del drago, mentre l'altro è drago alato. Sì, drago alato, sì, forse livello 2 in effetti. Questo? Sbagliato. Questo è Dragon Crash Kai. Anche io però potrei leggere un attimo. Devo capire che era Dragon Crash Kai. Eccolo qui.
Bene, finalmente abbiamo trovato quella giusta. Poi, altra tecnica di dribbling che non avevo fatto vedere, è Vento Supremo di Temma, che dovrebbe essere questa, se non vado errato. O forse no, dovrebbe essere forse il tiro, forse Godwind. Ragazzi, faccio vedere un po' di mosse. Famo sta bella cosina. Perché il problema è che io i nomi in italiano non li conosco delle tecniche. Quindi se potreste dirmeli in giapponese o in inglese sarebbe più figo. Ok, bene. Quindi, finito il momento cinema, andiamo a combattere. Comunque, stavo girando i commenti. Giusto per portarvi ad esempio una delle cose che dicevo prima, non dico il nome perché mi sembra brutto, ma il commento è: ma quando carichi il video senza punto interrogativo? Io, quando avrò tempo. Comunque faccio molti altri video, anche se so già che non li vedrete. Ed è una provocazione, come dire, magari dimmi no, magari io li guardo. La risposta è stata: metti Zanark e usa il Miximax. Cioè, poi dite che io non mi dovrei incazzare per questi commenti. Cioè, vabbè, comunque, andiamo avanti. E alle. Alle proprio. No, ho sbagliato io. No, ok. Ok, Sky almeno, cioè, mi ricordo che devo mettere Sky. Oro, oro, platino, platino. Protocollo Omega, 3 stelle, vai. Asimegna! Allora, il team dovrebbe essere questo. Forse un po' mischiato. Gli attaccanti sono un po' uno sopra e uno sotto, ma mi sembra che sia come quello di prima. Voi c'eravate. Se quello giusto, ok. Direi che si va. Via! Forza. Allora. Sì. Via. Tra l'altro, come mi verrebbe da dire quasi, come potreste sapere tutti, ma no, perché su Inazuma magari tendo a non dirlo. Lo dico solo sotto ogni altro video, però su Inazuma forse è un po' che non lo dico. Ho cambiato casa e. Niente, cazzo. Ho cambiato casa e ho cambiato computer, quindi dalla prossima registrazione si dovrebbe vedere tutto un po' meglio, dovrebbe scattare meno, anche se devo rimpostare i settaggi, quindi potrebbe esplodere tutto tranquillamente. Mi inculano già? Ma un livello 2 per fortuna. Ah, è quello. No, cazzo, ma sei già incastrato adesso l'audio? No, si è spento perché c'era double shot, double shot, double shot. Mani brucianti! Olè. Potevo usare quello di livello 2, ma volevo essere sicuro di non prendere già gol all'inizio della partita. Non era bello, sai. Olè. Esatto, beta. Lo stavo per dire io. Ah, Kuryu, minchia, ti ho scambiato per uno di loro. Mi scusi, dottore. Non userà una tecnica per fermarmi? Non ce l'ha? Oh, vabbè, io tiro, eh. Vai, Saru. Re delle bestie. Boom! Dropkick della giungla. Che metto in un modo diverso l'altra volta. Tipo un cazzotto tonante, una cosa. E cos'è? Fu, onda di forza. Ragazzi. È un nome Loffio perché è una parata Loffia. Semplicemente. Scarica, carica, 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 quello. Esatto. Esattamente. Che cacchio beta, però. Alfa, tiri da laggiù. Tiro sonico avvitante. Avvitante. Vitato avvitante. Miglia, qua ti basta a livello 2, miglia, mi parto la violenza che ti sbriciolo la palla. Come nome mi gusta. I capelli da Super Saiyan 3 di 5 Dea sono veramente qualcosa di spettacoloso, sinceramente, però. Xin! Grazie. Grazie per il contributo, Xin. Veramente priceless. Ho
Qualcuno che lo fermi, per favore. Cioè, non capisco. Tutti loro hanno già al momento i miei in due ce l'hanno. Quelli che non servono, tra l'altro. Oh, te sì, forse. Te? No. Livello 3. Cashin. Vai. Signore delle tenebre. Con lo spadone a due mani, troppo cazzuto figo. Buh. Spada del destino. Click di tacco. Luce incredibile, incandescente della morte. Cos'è? Parata del giroscopio. Utilissima, tra l'altro. Utilissima. Shu, su. Perché l'altra volta l'ho chiamato per sbaglio Tezcat. Tezcat, se non sbaglio. E tipo, qualcuno mi ha detto nei commenti: se dici Tezcat, io muoio. Hai ragione. Dai, hai tutte le ragioni del mondo. Ma tutte, non una o due, proprio ognuna. Ottima scivolata. Ottima scivolata, Kirin. Poi passiamo ad altri commenti divertenti, tra virgolette, che tra un po' ci perdo la salute mentale a leggerli. C'era uno di voi che era convinto, ma proprio tipo che ci ho dovuto scrivere una ventina di messaggi e era ancora convinto, che Kirino fosse una femmina. Cazzo è? Ti ciuro la palla con la forza del pensiero. Fighissima come cosa. Convinto che Kirino fosse una femmina. Adduce per il gioco. Eh sì. Adducendo prove. Eh no, ma perché su internet se scrivi Kirino e Riccardo, ragazzi, si chiama. Trovi un sacco di immagini dove si baciano. Quindi è qui. Oh, cazzo. Po'. Ovviamente Kinako aveva finito il momento. Per forza. Per forza. Wow. Mi sa che ci fanno gol. Mi sa tanto che ci fanno gol. Tra l'altro sono un genio, io non ho portato un secondo portiere decente. Questa è proprio intelligenza. Mani brucianti, ma la vedo brutta. Già. Cazzo ridi, Troia. Scusa, Vorrei essere troppo aggressivo, cazzo ridi. Partiamo male. E quindi dicendo: no, ma non sono disegni di fan. No, no, è tutto vero. Sono una femmina. E io più che linkargli la pagina ufficiale di Wikipedia, leggergli tutto. Io, cioè, vabbè, credi che sia femmina. Mi va bene così. A me non cambia. Punizione! Perché 5 di pattela? 5 di si sente garoso oggi. Vuole fare gol? Il passaggio mi piace, ammetto che il passaggio un po' tagliente, devo dire, però mi piace. Beh, bello, interessante, interessante. E che cazzo, mi fate passare il pallone? No. No, bravo, Gamma. E stop di petto. Olè. Tra l'altro, durante il gol hanno cambiato la tecnica beta, perché prima la tecnica suprema di beta, loro... Tanto prendi gol. La tecnica suprema di Beta era il cascina, la mossa combinata, perché tanto sforbiciata atomica stellare dalla vita esplosione. Boom. Era la mossa combinata, perché parasse del giroscopio. Perché gli altri Alfa e Gamma stavano arrivando verso di lei per tirare, ma lei ha tirato prima. Adesso è diventato Cashin Armed. Così. Ma puffo, così. Vedete il computer che cambia ogni tanto. Al computer piace variare, ragazzi. Beh, diciamo che ho culo perché il loro portiere è una pippa immane. Ma veramente, cioè, mi vergogno quasi un po' per loro. Vorrei non prendere gol. Se fosse. Ma porco Giuda! Cioè, da livello 3 al Cashin Armed, così, in una frazione di nanosecondo. Questo mi sa che è un altro gol. Anche perché non so se 5 Aldea c'ha i punti per farcela. Kinako, ovviamente, è utile come un calzino, come al solito. Kinako, Kirino, beh. La parata. Cinque Dea è la mia religione, il mio nuovo dio. Grande Cinque Dea. Tanti di voi mi dicono sempre: no, ma. A parte stavolta che la proposta di Eraldo, che è molto figa, cioè fai 4-4 in modo da avere tutti gli elementi, che è fighissima. Che a centrocampo pensi di non avere. No, perché mi manca montagna perché ne ho due fuoco. Anzi, aspettate un attimo perché uso un oggetto. Se mi ricordo come si fa, uso un oggetto.
No. Sarà questa? No. Questa? Questi sono oggetti. Devono ripristinare i TP. Questi. Questi li ripristina tutti. Questi ne ripristina un parecchi. Li facciamo così a te. Sì. Olè. Olè, a posto. 5 lì è tornato bello in forma, bello gasato e sprintoso. Andiamo. Però c'è qualcuno che l'altra volta mi diceva: no, ma lasciane anche uno in difesa. Usa 14 attaccanti che fai tutti i gol. Sì, magari fai anche tutti i gol. Li prendi anche tutti, però. Sembra di notare. Senza avere la difesa, mi sembra che ne prendi anche tutti. Fanculo. Intercettata. Oh, fa. Ah, qualcuno la ferma. Oh, minchia, ma. Ma dai, ma. Si stava attivando il Mixi Max. Spana la vacca. Vai, spaccagli la palla. 5 Dea. Bello che c'ha la. È il capitano della squadra, quindi c'ha l'alloro. Gadi, spacco tutto, ti distruggo palla di merda. Sì, grande 5 Dea. Grandissimo 5 Dea. Ole. Tesca. Shu. Scusate, scusate. Scusate. Kirin non riesce a fare qualcosa di utile? Almeno interrompere il crescere della tecnica? Meno quello? Vabbè, fermala. Ferma la zoccola. Grande Kinari. Kirino. Kirino. Brucio sul rogo. Bitches. Brucio sul rogo. Bitches mi piace come mossa. Al pelo. Ovviamente. Se vai in Mixi Max e sfondali. Come? Li andiamo a sfonnà. Vieni come. Come? Livello 2. Livello 3. Sfonda. Tecnica dei quattro elementi. Tornado divino celeste dell'elettricità statica. Proprio wasatae. Parata. No, cioè, no, no. No, lascialo andare. Parata. Com'è la parata? Il Mix Max non vale un attacco allora. Molto, è molto meglio che scenarmi. Mi sta dicendo ciò il gioco. Ok. Ho ricevuto. Hakuryu. Su. Livello 3. Che scenarmi, vai. Da là. Drago celeste dell'universo, armatura. Avvitamento del drago esplosivo divino. Boom. Sempre meglio i nomi delle tecniche, vero ragazzi? Parata del giroscopio. Gyro saving, tra l'altro è anche il nome inglese tecnicamente. Boom. 4-1. E siamo sul platino in questo momento, perché se vinciamo andiamo a platino. Perché vinciamo con più di 3 gol di stacco. Con 3 o più gol di stacco. Quindi, platino. Bravissimi! Non ho capito che è successo, ma bravissimi. Shu a questo, ok. Se io faccio. Vaffanculo. No. No. Sì. Oh, finalmente, brava! Brucia sul rogo stronzo, perché è un uomo, è gamma. Ok. Shu, andiamo a fare. No. Non andiamo a fare gol. Shu, andiamo a fare gol. Rettifico, andiamo a fare gol. Andiamo a Berlino, Shu, andiamo a Berlino. Vai. Sì, però velo. Un culo. Spaccalo. Britannia Cross dovrebbe essere. Incrocio del britannico della X rossa. Beh, bello. Non ho mai capito perché sia Britannia Cross, in effetti. No. Volevo provare a fare il gol, quello normale. No, stronzo. Mai capito come ci darvi palla. Basta intercettarla a metà strada. Allora, Hakuryu direi che ha appena tirato, quindi. Ok. Dai, dropkick della giungla. Olè, 3. No, puttana, merda, puttana. Jeez! Qualcuno blocchi quella simpatica ragazza con doppia personalità. Comunque brucia sul rogo, bitch. Comunque, sempre quella. La morale è sempre quella. Brucia sul rogo, bitch. So che non fa arrivare, ma non me ne frega. Una mazza fionda.
Te hai tutte le tecniche che vuoi, ma fai schifo perché non fai gol. Azza! 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 Aia, aia. Nene. Meno male che ha fatto palla sternale che ti sfrascella e ti gira all'universo. Quante volte ho detto universo in questa partita? Qualcuno riesce a fermare la... No, no. Palla dell'amore! Minchierina! Non lo so, anch'io. Nessuno, c'è nessuno, perché non c'è nessuno perché non c'è nessuno in difesa. Cinque Dea, fagli vedere chi è il Super Saiyan 3 che comanda. Vai. Lo sto sentendo, arriva. E mani brucianti. Olè. Brava Cinque Dea. E tutti su, anche non c'è nessuno dietro comunque, quindi tutti su lo stesso. Sì, però vacca porca, eh. No, Plasma Ball. Ah no, ok. Tiro comandato dall'avvitamento a spirale. È diverso da prima, me ne rendo conto. Vai, parata rissa, ti spacco le ossa, i corni. S come ti spacco i corni. No, S. No, S. T, doppia T come terremoto e tragedia. A era A di come adesso vengo e ti sfascio i corni. Ecco com'era. Ecco com'era. Ecco com'era la cheat. No, non prendi palla, stronzo. Scusa, Adesso potrei fare il 5-1, ma perché? Dileggiamo sti figli della me. Cosa prendo gol? Perché ho fatto l'idiota. Mettiamo che riesco a prendere gol. Qualcuno ferma lo stronzo, per favore? No, a quanto pare nessuno ferma lo stronzo. Ha detto Licaon, eh? Ginno Licaon. È bellissimo sto tiro, mi piace un sacco. Però mi sa che ci fa gol. Vai! 5 Dea, potere del Super Saiyan 3 e del re degli scacchi bianco. Mani brucianti! Bravo, bravo 5 Dea. Attiva anche te, tutti i momenti, attiviamolo tutto, tutti insieme. Dropkick dalla giungla, non facciamo in tempo, ma vinciamo 4-1. Olè. Sì, Jimai, Satai, Sodomaior. E tutte queste belle cosine. Oh, Alfa 6 di livello. Solo Alfa. Tristezza. Che a livello 1 ci faccio tacca perché comunque il cash non sblocca al 2 e l'arma è dal 3, quindi potte sega, ma proprio tanto. Bene, e platino. Prossima partita è contro la Zanark Domain. La Zanark Domain che mi sembra faccia un po' più, fa più cagare, cioè, forse questa è la parte più difficile perché tutti i giocatori, cioè tutti gli attaccanti hanno cash in. Quindi vieni sommerso da tiri cashin, ma proprio ovunque. Questa è portiere AS, ok, portiere AS. Parata a livello 3 fuoco, lui è al vento. Bene. Quindi è un altro portiere che è neutrale contro ogni cosa. Perché se ci metto l'albero che è forte contro il suo tipo è scarso contro la sua mossa. Ci metto il montagna che è forte contro la sua mossa è scarso contro il suo tipo, quindi fanculo. Quindi chi volete in attacco? In porta Zanark, direi che è il pericolo maggiore. Peccato che l'unico portiere vento è nero, che è una mezza pip. Cioè il portiere più forte vento è nero, che è una mezza sega immane. Quindi non so ragazzi, ditemi voi tutto. Portiere, attaccanti, Santi, allenatori, giocatori, tutto quello che volete. L'unica cosa che qualcuno, uno ha fatto, che mi ha detto una squadra intera da usare. Ecco, no, perché comunque non posso usare una squadra intera, se no, ragazzi, è casino. Un giocatore, due giocatori massimo, potete consigliarmi. Ciao, caro. Oh, ma che carino che sei. Ah, urla anche. Che culo. Bene, quindi salviamo. Perché adesso con F va in giù la manina? Va in giù la manina. Ma va bene. Ok, ragazzi, quindi ci vediamo alla prossima puntata. Suggerimi come si veste la maglietta, tutte le belle cosine.
E ci vediamo alla prossima. Ciao!